Allora, da fuori allo stadium, diciamo un bel esordio, in scioltezza, in tranquillità, qualche momento di difficoltà nel primo tempo, mosse di Thiago Motta indovinate appieno, abbiamo fatto delle cose buone, scusate ragazzi, ho fatto delle cose buone, delle altre meno buone, però sicuramente era importante iniziare col piglio giusto, facendo una partita importante, nella ripresa assolutamente in controllo, solito gol tolto dal VAR per delle decisioni rivedibili all'iniziazione mezzo metro. Bene la sorpresa scelta da Thiago Motta, decisivo, no? Molto bene cambiato nella ripresa, anche se da terzino secondo me perde qualcosa. Interessante Weah che trova il gol, e soprattutto da una partita di tanta sostanza sotto ogni punto di vista. È una buona Juve, il Como sicuramente non è uno degli avversari più temibili che ci possa essere. Non so se Passaracco vuole dire qualcosa nel frattempo. Che è successo? Cosa vuoi dire? Tornerete in Serie B! Ecco, Luca ha voluto dare quel tocco di charme. Bene, quando vengo io si vince. È stato un weekend pieno di sfiga, lo racconterò nella live, ma diciamo che perlomeno il risultato sul campo è stato positivo. Sono contento, un po' troppi gol, perché secondo me si accende troppo l'entusiasmo. Dobbiamo lavorare con calma, come le amichevoli ci hanno fatto del bene. Cosa dire più? Luca, che vuoi dire? Secondo te chi è migliore in campo, Luca? Kudubulla. Assist ha fatto Kudubulla. Kudubulla migliore in campo. Ildiz ha fatto l'assist, Turam ha applaudito come se avesse fatto una partita alla Viera, invece mi è sembrata una partita normale. Non abbiamo sofferto particolarmente dietro, questo è un buon segnale. Sicuramente Verona e Roma ci diranno di più della... Kudubulu, gol e assist. Thiago Motta, campione d'Italia. Thiago Motta, il mago. Hai visto? Passaracqua criticava, come si chiama? Il mago Thiago Motta. Kumbulu, pallone d'oro. Lo mette in campo e fa gol. Non c'è niente da fare, ragazzi. Thiago Motta è un mago del calcio. Bene così, ragazzi, bene così.